è bello rivedervi e stare insieme, ok? E anche un buongiorno a chi ci ascolta. Marco ha appena letto dall'Antico Testamento. Io non so voi, ma quando io parlo con persone che si dichiarano di essere cristiani, cattolici, anche praticanti, io noto che la gran parte di loro ammettono di non conoscere l'Antico Testamento. E il massimo che sento è che conoscono gli Evangeli, come se negli Evangeli questi quattro libri avessero tutto necessario che Dio vorrebbe rivelare. Ma questo tipo di ragionamento è basato sul fatto, vabbè, siccome noi siamo cristiani dovremmo leggere libri cristiani e libri dell'Antico Testamento sono per gli ebrei, e questo è sbagliato, sbagliatissimo, perché questo purtroppo ti crea un due Dio, un Dio dell'Antico Testamento, un Dio del Nuovo Testamento, che questa è un'eresia antica, ma il Dio è Dio lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lui è il Dio di Israele, lui è il padre di Gesù Cristo. Pietro e Paolo ci insegnano che l'Antico Testamento è stato scritto anche per il bene dei cristiani. Impariamo tante cose dall'Antico Testamento, dal carattere di Dio, la potenza, la fedeltà, ma anche esempi del Vecchio Testamento che ci servono, di questi esempi, per perseverare nel nostro cammino con il Signore. Marco ha letto dal primo capitolo di Abacuc. Io non so quanti di voi, o almeno l'ultima volta che l'avete letta, è uno dei libri dei profeti minori, come ha detto, non minori nel senso perché era meno importante, e che le profezie sono molto molto di meno. E il nome Abacuc significa uno che si aggrappa a una cosa, no? Come l'avete avuto mai qualcuno che ti si appiccica, come si dice, addosso, che non ti lascia, che ti sta sempre, sempre attaccato ai piedi, che non ti molla mai? Beh, questo è il significato del nome di Abacuc. E Abacuc cosa fa? Lui si appiccicava a Dio in preghiera, supplicando Dio e per avere delle risposte. Nel libro di Abacuc noi troviamo dei versetti molto conosciuti che rivediamo nel Nuovo Testamento, tipo il giusto per fede vivrà, no? E il profeta Abacuc era un contemporaneo del profeta Geremia. Ora, le differenze tra i due profeti che si trovavano in Giuda è che Geremia parlava al popolo da parte di Dio, per parte di Dio, avvisando il popolo che sarebbe, per esempio, venuto un popolo misterioso dal nord, che sarebbe venuto e come giudizio di Dio sul paese, mentre Abacuc invece non parlava al popolo. Abacuc parlava a Dio. Abacuc non parlava al popolo, in gran parte, non è che non parlava per niente. E a Abacuc fu rivelato il nome del popolo che avrebbe invaso come giudizio sul popolo di Giuda, che erano i babilonesi. Vedete, Abacuc viveva in un contesto dove vedeva una tremenda corruzione intorno al paese, e per 20 anni, almeno 20 anni, pregava incessantemente a Dio e supplicava a Dio. Lui parlava con Dio, ma non vede tutta questa corruzione. Tu che sei lassù, non vedi che sta succedendo qui? Non vedi, per esempio, l'avidità del nostro re, che non fa altro che ingrandire il suo palazzo, arricchirsi e far arricchire quelli che gli sono vicini, mentre i poveri diventano sempre più poveri e nessuno prende cura di loro, no? Nessuno prende cura dei più deboli. Non vedi Dio dall'assù che questo re e queste autorità sono compiacenti, no? E sono delle autorità corrotte? Non vedi che i giudici sono corrotti?
che il popolo non riceve la giustizia che gli è dovuta? Non vedi da lassù che i giudici lasciano liberi i delinquenti e le persone sono spaventate, terrorizzate? Non vedi la violenza che è ovunque, che le persone hanno paura di lasciare la casa, specialmente gli anziani avevano terrore di uscire di casa? Non vedi Gerusalemme, che era la santa città, che era la città di Dio, è diventata una città senza Dio? Non vedi Dio da lassù che il servizio al Tempio che tu hai stabilito è stato tralasciato, che questa religione che tu hai stabilita è infestata dall'idolatria? Il popolo è caduto così in basso spiritualmente che le persone adoravano Baal e perfino offrivano i loro neonati come sacrifici umani a un Dio chiamato Moloch. E non ci sembra un po' la società dei nostri giorni in cui noi viviamo? Noi viviamo queste cose. Dice, beh, è sempre esistite. Certo, sono sempre esistite, ma a questo livello, diciamo, a livello mondiale, lo vediamo sempre più. Lo vediamo sempre più in tutto ciò che è intorno a noi. E questo avviene perché un popolo, una nazione, perde il timore del Dio della Bibbia. Okay? E quando un popolo o una nazione perde timore di Dio, scorrerà liberamente sempre più nella società quello spirito che è menzionato da Paolo in Efesini, cioè quello spirito di Satana, che è il principe della potenza dell'aria, che è quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E quando non c'è timore di Dio, questo spirito diabolico si manifesterà sempre più attraverso delle persone. E quando non c'è, grazie a Dio che c'è la Chiesa, la vera Chiesa in terra, perché è quello che è un freno, perché Dio protegge la sua Chiesa, è un freno a questo spirito del diavolo che si manifesta negli uomini a fare tutto il male che potrebbe fare. Noi non ci rendiamo conto che grazia Monte Fiascone ha che noi siamo qui, noi e altri credenti che veramente appartengono a Dio. Per esempio, non è per vantarsi, è per dare gloria a Dio, per far capire queste persone e la Chiesa nel mondo ovviamente. E quando non c'è timore di Dio in un paese, non solo c'è quello che abbiamo menzionato, corruzione e tutto, ma la violenza aumenta. La violenza come avvenne nei tempi di Noè. Erano tempi terribili. Quando non c'è timore di Dio in un paese, sono sempre più in aumento e sempre più in evidenza le perversioni sessuali, come nei tempi di Sodoma e Gomorra, perché la violenza porta all'abuso fisico di un'altra persona. Ecco perché vediamo sempre di più in televisore pratiche sadomaso. Che cos'è quello? Quelli sono evidenze di violenza, di abuso di persone, disrispetto delle persone. Tutto a che fare con questo spirito del mondo. Quando non c'è timore di Dio, la giustizia viene pervertita. I giudici sono corrotti. Le leggi non vengono rispettate, né vengono applicate correttamente. Quando non c'è timore di Dio nel paese, c'è un divario sempre più grande tra i ricchi e i poveri. I beni non vengono condivisi per far arricchire anche altre persone. In altre parole, quando non c'è timore di Dio in una nazione, in un paese, in una famiglia, in un individuo, Dio rimuove la sua mano che dona una cosa chiamata grazia comune, che non è la grazia salvifica. Grazia comune è un freno di Dio che
ti frena a fare tutto il male che tu potresti fare. È una grazia, perché se Dio togliesse totalmente la sua mano, le cose più perverse che l'uomo possa immaginare avverrebbero su tutto il mondo. C'è una grazia comune. E Dio cosa stava facendo? Stava togliendo questa sua mano lentamente, e i crimini, questa corruzione è sempre in aumento, è in aumento. Per 20 lunghi anni Abacuc supplicava Dio, dicendo: Dio, non vedi quello che sta succedendo? Infatti i primi due capitoli, vediamo, e vi incoraggio a leggerlo questa settimana, sono solo tre capitoli, e i primi due capitoli è un discorso tra Abacuc e Dio. E Abacuc gli dice: perché non fai qualche cosa? No? Qui è in ballo la tua reputazione, oh Dio. Le persone che vedono questi scempi in atto dicono: ma perché dovrei temere questo Dio dei miei antenati? Tanto la vita va avanti. E quelli che non appartengono al popolo di Dio dicono: ma perché dovrei credere nel loro Dio? Sto bene con quei miei, no? E noi, per esempio, quando preghiamo, spesso facciamo preghiere che si chiamano preghiere di intercessione. Intercessione quando noi preghiamo gli uni per gli altri, quando preghiamo per delle situazioni, per dei bisogni. Ma qui vediamo che Abacuc sta facendo una preghiera chiamata una preghiera interrogativa, che lui fa, interroga Dio, non nel senso che mette Dio sul banco degli imputati, ma fa delle domande: perché? 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 E è ok con Dio fargli delle domande. Chiedere delle risposte da Dio va bene con Dio, perché per mezzo di Gesù Cristo noi siamo figli di Dio, e essendo figli di Dio noi abbiamo una relazione con il Padre, e in una relazione tra due persone, ovviamente due Dio, c'è un dialogo, e un dialogo non va solo in una parte, va in due. Però ovviamente questo chiedere perché va fatto con rispetto e riverenza. E se tu chiedi a Dio perché, perché, forse non ti risponde subito, forse non ti risponderà mai in questa vita, però sii pronto a ricevere una risposta, però sii pronto ad essere scioccato dalla risposta che ti dà, perché forse ti risponderà nel modo che tu non sai e non credi e non vuoi sentire. Però dopo tempo, dopo una ventina d'anni, finalmente Dio risponde ad Abacuc e dice: Abacuc, io ti do la risposta, io sto facendo qualche cosa, soltanto tu non vedi quello che io sto facendo. Guarda che la situazione che tu mi descrivi non è che mi prende in sorpresa, non è che mi stai dicendo qualche cosa che io non so. Io so quello che sta succedendo. Però Abacuc, tu dovresti avere una visione molto più grande di quello che io sono e di quello che sto facendo. Perché devi smettere di vedere chi sono e quello che sta avvenendo nel mondo attraverso quella piccola visione limitata che tu vedi intorno a te. Tu stai vedendo il mondo attraverso un microscopio e stai giudicando quello che io sto facendo e quello che sta avvenendo nel mondo attraverso una tua misura che è limitata a quello che sta avvenendo qui. È come dire: noi possiamo capire o vedere quello che Dio sta facendo nel mondo attraverso vedere i Monti Fiasconi o quello che sta avvenendo a Viterbo, Massimo Latuscia, ma non possiamo vedere queste cose, non possiamo capire quello che Dio sta facendo attraverso il nostro piccolo ambiente. Smetti di vedere me con una visione piccola e ottusa. Io sto per far entrare un gran popolo come giudizio sul paese, per castigare il popolo.
E non solo, ma io castigherò anche i babilonesi, come farò a tutte le nazioni che sono state corrotte. Io giudicherò loro per quello che loro faranno verso di te e quello che hanno fatto. E questo è un modo per le nazioni, no? Che tutto verrà a galla alla fine anche per loro, di come hanno gestito la giustizia, i soldi, i beni, i popoli, le responsabilità che il Signore gli ha dato. Poi ci sarà il giorno del giudizio, ok? Dovranno rendere conto a loro. Io, dice Dio, io gestisco i popoli, no? Io gestisco il mondo e tutte le nazioni verranno in giudizio e dovranno rendere conto di quello che hanno fatto. Quando Abacuc sente dire che saranno i babilonesi a entrare in Giudea, lui cambia discorso, non fa più quel discorso Dio perché. Lui dice: no, non quelli, fai qualunque cosa, ma non far entrare i babilonesi. Tu non puoi far entrare i babilonesi. Prima vuole che Dio fa qualche cosa, poi dopo, quando scopre che Dio farà qualche cosa, non vuole quello che Dio fa. E non è un po' come noi, no? No? Noi siamo fatti un po' così. Lui cambia idea, cambia posizione. E perché? Perché il popolo babilonese, i babilonesi, erano rinomati per la loro ferocia. L'Isis è un esempio dei babilonesi. I babilonesi cosa facevano? Quando andavano a conquistare un territorio, loro non è che uccidevano i soldati alla difesa, poi prendevano un bottino e se ne tornavano. I babilonesi, quando entravano in un territorio, distruggevano tutto. Distruggevano uomini, donne, bambini, bestiame, campi, alberi, bruciavano tutto, non lasciavano niente che avesse vita in vita, distruggevano tutto a suolo. Infatti quello che abbiamo letto prima, no? Avanti per favore, ecco, ok? Lui dice, desolavano tutti, dice il Caldeo, che è babilonese, li tira su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacchio. Giacchio è una rete che tirano. Perciò si rallegra e esulta, per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio, perché gli provvedono una ricca porzione di un cibo succulente. Praticamente i babilonesi si glorificavano, adoravano, il loro Dio era la loro forza, la loro potenza, insieme ai loro falsi dei avevano questo Dio della loro potenza che loro esaltavano, e questa potenza distruggeva i popoli, come fa, ha visto quelle reti, come si dice, che vanno a pescare a strascino, che è un metodo che è usato nel mondo, ma molto è terribile per gli ambienti, per i fondali marini, perché sono delle reti che buttano, che strappano tutto, quello che cade nella rete, non gli importa niente di quello che succede dopo. Insomma, ecco come erano i babilonesi. Loro adoravano la loro rete, che era la loro forza, la loro violenza, e che gli provvedeva ovviamente potenza e forza. E Abacuc discute con Dio e dice: no, ok, aspetta, quello è un po' troppo, no? Ecco, è pazzesco. Dio, tu non puoi fare una cosa del genere, non è nel tuo carattere, tu sei troppo puro. Tu sei troppo buono per mandare un castigo così duro. Prima diceva non stava facendo niente, adesso dice sta facendo un po' troppo, no? E possiamo dire, era un po' spudorato a dire: Signore, questo non va bene,
facciamo un'altra cosa. E lui diceva, quanto era spudorato lui, ma guarda che noi siamo lo stesso. Perché quando noi ci lamentiamo del tempo, tu stai facendo quello che sta facendo Adamo. E oggi era meglio che fosse caldo, un po' più caldo. O questo freddo non ci voleva. O sta piovendo troppo, no? E dire, Dio, tu non sai governare il cosmo, se fossi io al posto tuo farei una cosa diversa. Dunque, sai, siamo della stessa stirpe, no? Poi Abacuc dice, ma scusa Dio, se tu fai entrare i babilonesi, questi già sono potenti, li farai diventare più potenti, diventeranno ancora più forti, ma Dio dice, stai tranquillo, perché loro subiranno un giudizio come subiranno un giudizio tutte le nazioni e tutti i popoli che avranno abusato del potere e le autorità, la responsabilità che Dio gli ha affidato, dovranno rendere conto delle persone che hanno, come hanno governato o hanno abusato i beni che sono stati affidati loro per la loro idolatria, per il rifiuto di venire al Signore, per il loro orgoglio nella potenza, per i loro tranelli, i loro festini sessuali, l'alcol, la cocaina di oggi in giorno, no? Quando vediamo che questi sono gli intoccabili, ci sarà un giorno del giudizio anche per questo, ok? Il Signore non è che non vede questo, Lui sta muovendo le cose secondo il suo progetto. E Abacuc dice, se entrano questi tu non avrai mai più un popolo, saranno tutti sterminati. Ma Dio disse a Abacuc, guarda, il giusto per fede vivrà. E questo lo vediamo anche nel Nuovo Testamento. A volte i riformatori protestanti hanno usato il giusto per fede vivrà un po' fuori contesto, ok? Poi si ritrova in altre parti, però il giusto per fede vivrà. Perché? Perché Dio ha sempre lasciato una rimanenza di un popolo, dell'umanità, per portare avanti il suo progetto fino alla fine dei tempi. Dio ha lasciato la rimanenza, per esempio, di Noè e la sua famiglia, perché ha voluto mantenere l'umanità dopo che ha distrutto tutto il mondo. Dio ha mantenuto il suo popolo, una settantina di persone, Giuseppe, i suoi fratelli, Giacobbe, che poi entrarono in Egitto per poi farli ripopolare. Dio mantenne una rimanenza di 7.000 persone che rifiutarono di inginocchiare i loro ginocchia davanti a Baal in Israele. Dio manterrà una rimanenza nella Chiesa che sarà perseguitata nella grande tribolazione, che fuggirà nel deserto negli ultimi tempi. Ci sarà sempre una rimanenza del popolo di Dio, perché Dio è vita e manterrà la sua vita e la sua promessa fino al ritorno di Gesù Cristo. E Abacuc dice, io non posso accettare il tuo Signore, io voglio sedermi sul muro e voglio vedere poi come vanno le cose. Ma dice, no, il Signore dice, guarda, avanti per fuori, dice, no, scrivi questa visione su delle tavolette, no? E va a metterli e esponerli pubblicamente a ciò che si possa leggere speditatamente. O dice, scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità. Cosa erano queste tavolette? Era Dio che scriveva, dice, scrivi, stanno arrivando i babilonesi. La gente conosceva che erano i babilonesi. E questi dovevano essere come dei... Hai visto quando fanno i murales, quelli che disegnano, quei bellissimi opere d'arte, no? Dovevano essere come dei cartelloni indicatori avvertendo di chi passava, stanno arrivando i babilonesi. E perché?
Beh, c'è chi interpreta questo come affinché il popolo si pentisse, o affinché vedendo questo scappassero. Era un avvertimento che stavano per arrivare i babilonesi, che non era gente ovviamente da accogliere in casa. Come possiamo applicare questo messaggio per oggi? Il popolo di Dio, questo messaggio per il popolo di Dio è che noi dobbiamo avere fiducia nel Signore malgrado qualsiasi cosa avviene nella nostra società. Noi, grazie a Dio, ci sono posti nel mondo che stanno peggiori, penso a Venezuela, no? Eppure lì c'è un popolo di Dio, no? E ci sarà corruzione in Venezuela, ci sarà fame in Venezuela, ci sono delle cose più assurde in Messico, no? In Cuba, nel mondo, no? Il popolo di Dio, malgrado tutto quello che avviene, che le nazioni, i governanti, i giudici, i criminali, i mafiosi, quello che avviene, i falsi religiosi, il popolo di Dio deve continuare ad avere fede in Dio, malgrado quello che succede, perché la storia è ciclica e Dio usa queste nazioni, queste potenze, come se loro si inorgogliscono, no? Li usa per mettere alla prova i suoi figli. E è difficile per voi vedere la mano di Dio in queste circostanze, quando la politica, come abbiamo detto, è corrotta, quando c'è violenza, giustizia, ingiustizia, idolatria, persecuzione. Ma Dio ci dice, poi nel capitolo 2-3, come lui tratterà i babilonesi, perché renderanno conto di quello che hanno fatto, così lo farà per tutte le nazioni. Dunque dobbiamo riposare in questo, che il Signore ci farà giustizia e che Dio attraverso queste situazioni ha sempre e continuerà a purificare il suo popolo, perché la Chiesa va purificata, perseguita. E attraverso la persecuzione c'è una purificazione della Chiesa, perché i veri santi ubbidiranno a Dio, avranno fede in Dio, e quelli che sono, sì, sono credente, vanno in Chiesa, credo in Cristo, così così, quando viene il fuoco, lì si vede di che sostanza sei fatto. E io non so come il giudizio di Dio verrà nell'Occidente, potrebbe essere l'Islam, no? In nazioni come l'Inghilterra, in Francia, ci sono interi quartieri che sono sotto la legge Sharia, dove non entrano. Potrebbe essere l'Islam, che può essere un castigo di Dio per la Chiesa dell'Occidente, per fare tornare la Chiesa di Dio alla verità e alle benedizioni di Dio? Non lo so. Potrebbe mandare, non lo so, purificherà le chiese attraverso i governi, governi secolari, senza timore di Dio, che insieme al mondo dello spettacolo e insieme a poteri economici imboccano le persone attraverso i televisori, i media, no? Promuovendo il New Age, promuovendo l'occultismo, l'ateismo, l'unione delle religioni, questa falsa e l'essere politicamente corretto. E questa forza potrebbe essere una forza purificatrice per te, perché come diciamo, noi non vogliamo essere politicamente corretti, noi dobbiamo essere biblicamente corretti. Vorrebbero attaccare l'esclusivismo
della vera cristianità, perché il cristianesimo vero è esclusivo, non è inclusivo, e questo l'abbiamo parlato tante volte nei nostri studi. Tutti sono invitati, ma non tutte sono le vie. È esclusivo essere un vero cristiano. Dio non è che deve saldare il conto alla fine del mese. Per lui 1000 anni sono come un giorno. Dunque a noi sembra tanto, per 20 anni lui pregava, supplicava Dio, ma non vuol dire che Dio dorme o Dio se ne dia. 20 anni per Dio è niente. Ma infine, quando Abacuc sentiva questi, aveva questi sentimenti così contrastanti, lottando con Dio con questa angoscia, ma alla fine imparò che dovete avere fiducia nel Signore e fede nel Signore. Perché non è basata, la fede nel Signore non è basata in quello che noi vediamo che Lui fa, è basata su quello che Egli è. La nostra fiducia è in ciò che Lui è. E siccome noi abbiamo lo stesso Spirito Suo, Lui vive in noi, noi siamo in Cristo, seduti alla destra del Padre con Lui, abbiamo ogni cosa e non vediamo queste circostanze, sappiamo dove noi sediamo. E alla fine Abacuc dice, no, avanti per favore, nell'ira ricordati di aver pietà, perché lui sa che Dio è pietoso verso colui che lo teme, anche quando la sua ira verrà manifestata e verrà dichiarata in questo modo. Il giusto vivrà per la sua fede. Dio ha salvato un popolo, ha mantenuto un popolo lì che era fedele a Dio, malgrado quello che vedevano. E concludo con questo, che il giudizio più grande che Dio manderà dalla creazione sta per arrivare, che è il grande giorno del giudizio, e prima di quelle cose avverranno delle cose, che sarà il giudizio di Dio attraverso tribolazioni, e questo è niente, questo che noi... Il grande giudizio... Dobbiamo esaminare, io scamperò quel giorno del giudizio, io scamperò l'ira di Dio, perché noi vogliamo sentire, il mondo vuole sentire Dio è amore, Dio è buono, no, Dio è amore, ma Dio è giusto. E sarai tra i giusti che vivranno per fede in quel giorno del giudizio? Tu che dici sono credente, sono nato di nuovo, hai i frutti dello Spirito Santo, non solo i segni, i frutti sono ancora più importanti dei segni. Sei certo che tu hai i frutti della nuova nascita? Se rifiuti Gesù Cristo come unico Dio e Salvatore, tu non è che verrai giudicato perché non hai creduto in Gesù Cristo, tu verrai giudicato e condannato all'inferno eterno per i tuoi peccati. Chi va all'inferno non è perché non ha creduto in Gesù Cristo, è perché vengono giudicati i loro peccati, verranno giudicati. Ma chi? Il giusto per fede vivrà. Se tu hai avuto fede vera nella giustizia di Gesù Cristo, l'amore di Dio in Gesù Cristo, la giustizia di Cristo viene imputata su di te, però tu camminerai come Lui cammina. Ecco perché la parola ti dice impegnati a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se tu non stai camminando nella santificazione, metti in dubbio che tu sei salvato, perché oggi nel mondo cristiano, evangelico, quello che è, c'è questa grazia, fai tutto quello che ti vale, tanto Gesù da salvato. Non è così, è un grande pericolo questo. Tu devi camminare nella santificazione,
non è che stai operando per salvarti anche parzialmente con le tue opere, ma tu mostrami le tue opere, io vedo che tu dai la tua fede. Dunque dobbiamo accettare questa cosa. E se tu non hai Cristo, non potrai scappare il fuoco di un inferno inestinguibile. Lo dice Gesù Cristo, e se non piace sentirlo, prenditene con Dio, prenditela con Dio. Noi diciamo solo quello che il Signore dice. Riconosciti e pentiti dei tuoi peccati, credi nel Signore Gesù Cristo e sii battezzato come segno della remissione dei tuoi peccati che hai ricevuto. E poi riceverai il battesimo dello Spirito Santo e tu diventerai un portatore di questi oracoli di Dio, di questi murales umani, di questi cartelli di manifestazione, che sta per arrivare il giudizio di Dio su questo mondo. E noi portiamo il messaggio che salverà per chi vuole ascoltare, che è solo Gesù Cristo. Dunque, nella risposta di Abacuc, che era rimasto perché Dio aveva usato i babilonesi per punire Giuda, lui scopre però e ascolta la parola di Dio, avanti per favore, ecco, che dice: la terra, la conoscenza della gloria del Signore, comunque sia, poi alla fine, riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. E questa è la visione che un giorno i veri credenti vedranno, ma nel frattempo noi dobbiamo comportarci come il Signore vuole. Amen. Amen.